Quanti anni hai? Ne ho 27. 23. 28. 14. 26. 20 ans. 20 ans et toi? 22 ans. È la prima volta alla Scala? No, la seconda. Ero già venuto all'Under 30 l'anno scorso. È la primissima volta alla Scala e per me è un'emozione perché comunque è sempre stato un pochino il mio sogno. Diciamo che sono un'abitue ormai e sono anche contenta di esserlo. Come sei riuscito a prendere il biglietto di questa serata? Semplicemente via internet. Siamo venuti qui il giorno della prevendita dalle 5 del mattino circa, ci siamo accampati e ce l'abbiamo fatta. E vous êtes là juste pour la première, cioè l'avant-première de Lohengrin? Pour le weekend e pour le oui, spécialement pour l'opéra. Oui. E che cosa ne pensi di questo Lohengrin? Mi piace molto, non conosco Wagner, è la prima volta, pensavo fosse più impegnativo e invece mi piace, cattura molto l'attenzione, molto imponente. Bellissimo, mi sono messa a piangere, mi ha colpito sia la musica, anche i costumi devo dire, sono molto belli. E la scenografia? La scenografia anche molto dettagliata devo dire. Tutto è in grande spolvero, l'orchestra, il coro, gli artisti, tutti bravissimi, eccellenti cantanti ed attori. Super minimalista, però molto interessante, per dire la verità. E tu cosa ne pensi? Io, anche se sento pareri molto discordanti, amo molto la regia, soprattutto il famoso arrivo del cigno che non è arrivato, che se mi è arrivato, in realtà io l'ho amato molto perché questa attesa mi è piaciuta, mi è piaciuto come è stato costruito questo arrivo o non arrivo. E che cosa ne pensi dell'iniziativa Under 30? Ottima, anzi dovrebbe essere fatta non soltanto per l'anteprima ai giovani del 4 dicembre, ma possibilmente anche durante l'anno. Alla fine si vede l'affluenza che c'è, l'interesse che c'è anche, perché non proporla anche durante il resto dell'anno? È un'ottima idea, io sono abbonata da tanti anni, mi dispiace che fra un po' supererò i 30. È un'ottima iniziativa, anzi, trovo proprio una bellissima idea. La consiglio a tutti i miei amici, a tutti, perché ne vale proprio la pena. Senti, cosa pensi della Scala sui social media? Sai che è su Twitter, Facebook, cosa pensi? È un'ottima scelta quella di comunque colonizzare i social media perché ormai è necessario anche per avvicinare sempre più un pubblico giovane e diciamo che negli ultimi anni la Scala ce la sta facendo sia con questa iniziativa appunto poi con i social media e con Twitter e col fatto che finalmente quello che succede all'anteprima della Scala può uscire ancora prima dei giornali e dei media non tradizionali con i commenti su Twitter che comunque stavo guardando sono molto interessanti. C'est très bien, surtout bah, moi je compare à l'Opéra de Paris qui devrait faire des choses comme ça, mais non, c'est très très bien. Bah, je suis sur Twitter donc je suis la Scala, donc c'est très bien. Lo trovo un progetto super. È interessante vedere come l'opera può essere tramandata, comunicata anche in questo modo, quindi è un'ottima iniziativa sicuramente. Un'esperienza che consiglieresti? Sì, rifarei anche l'anno prossimo e anche l'anno dopo e poi basta perché non ho più l'età.